La sua esperienza nel campo politico-amministrativo, i suoi valori fondati sull'onestà, la coerenza e la lealtà, il suo essere vicino ai cittadini hanno fatto sì che Daniele Ria fosse il sindaco di Tuglia per ben due mandati. Prima nel 2004, poi nel 2009, la sua attività per il comune prosegue in modo proficuo e costante, attraverso scelte mirate volte non solo allo sviluppo del paese, ma anche a soddisfare le esigenze ed andare incontro ai bisogni della cittadinanza. Sindaco, lei da anni amministra nel comune di Tuglia e le sue scelte, non solo politiche, sono sempre state apprezzate dalla cittadinanza, tant'è che l'hanno anche riconfermata primo cittadino. Su cosa si fonda la sua attività? La mia attività si fonda soprattutto per creare le condizioni di una vita, diciamo, molto più semplice, cioè di eliminare tutte quelle difficoltà che in questo momento vengono vissute abbastanza intensamente, soprattutto da parte dei giovani e delle famiglie meno abbienti. Quindi siamo fortemente impegnati a cercare di dare quel minimo di conforto per sia a livello di strutture che a livello di interventi anche così saltuari, proprio per cercare di fronteggiare una situazione di emergenza, di profonda emergenza economica. E naturalmente l'altro impegno forte è quello di valorizzare un paese che è straordinario, è ricco dal punto di vista culturale, architettonico, ambientale, e quindi di porlo all'attenzione come un comune turistico dove effettivamente si possono trovare tanti interessi culturali. Sì. Ecco, appunto, quali sono le iniziative più importanti da lei intraprese con riferimento alle politiche culturali e alla formazione dei giovani? Noi abbiamo degli attrattori culturali molto importanti che sono appunto la Biblioteca Comunale, il Museo del Radio, e poi ci sono una serie di attività durante l'anno che vengono organizzate dal Comune, ma non solo, anche da tante associazioni presenti nel territorio comunale, attività che vanno dalla presentazione del libro a manifestazioni teatrali, a degli approfondimenti culturali e così via. Quindi c'è anche la collaborazione con l'associazionismo. Questo sì, infatti a Tuglia c'è una presenza molto significativa di associazioni che operano non solo nell'ambito culturale, ma anche nel sociale, a livello sportivo, e quindi sono davvero una risorsa per il paese. Noi molto spesso ci troviamo fianco a fianco per cercare di portare a buon fine tutte quelle iniziative che vogliono e possono far migliorare, insomma, il nostro paese. Progetti per il futuro? Progetti di cui abbiamo studi in questo momento è un cantiere. Ci sono tante opere pubbliche che sono in corso, altre devono iniziare. Stiamo completando il centro storico, la basolatura di molte strade, stiamo completando la Fogna Bianca, stiamo per riqualificare Monte Graspa. Abbiamo acquistato la Pineta che adesso deve essere sottoposta a un processo di riqualificazione. Stiamo riqualificando e attrezzando la zona industriale. Abbiamo avuto un finanziamento di oltre 900 mila euro. Stiamo per partire con la realizzazione di una struttura finanziata con fondi PON, Io Gioco Legale, che è una struttura sportiva di oltre 1.000 metri quadri da destinare ai giovani al fine che siano sviati da attività, da distrazioni pericolose, quindi che possono essere impegnati nello sport e quindi non essere deviati in tante situazioni di pericolo. E insomma, ci sono diverse, iniziamo per completare una struttura polifunzionale dove
viene realizzato anche un teatro, e quindi insomma tantissime iniziative che davvero importanti, che stanno cambiando il volto del nostro paese, e molto si sta facendo anche nell'ambito dell'energetico, perché abbiamo avuto dei finanziamenti che ci permettono di ottimizzare il consumo di energia nelle scuole, negli edifici pubblici, attraverso sistemi avanzati per economizzare, diciamo, l'energia. Quindi, un cantiere aperto molto molto impegnativo, che ci vede un po' tutti coinvolti, non solo a livello amministrativo ma anche a livello tecnico.